Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Oggi, come promesso e come vi avevo comunicato nell'ultimo Infotime, video che pubblico sul canale ogni lunedì, oggi è sabato 9 gennaio, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare vi ricordo naturalmente di dare un'occhiata alla descrizione di questo video e vi ricordo che dal 15 al 17 gennaio, dalle 23 alle 23, si terrà un nuovissimo Splatfest, questa volta dedicato al 35esimo anniversario di Super Mario. Potrete naturalmente schierarvi con la squadra Fungo oppure con la squadra Stella e naturalmente vinca il migliore. Per il momento non ho ancora deciso con chi mi schiererò, sto ancora valutando. Adesso ragazzi, come sempre, vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. E ricordatevi che questo video lo troverete sul canale diviso in due parti. Ok ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi. Di solito osservo sempre la prima partita, questa volta invece la voglio giocare. E si parte, devo un attimo riscaldarmi. Ho preso le sweeper duplo, colore arancione contro verde. Mappa serra di alghe. Venghino signori, venghino. Accidenti, è lì. Ma sta arrivando il suo compare, quindi lascerai perdere, perché sennò rischio di fare, invece di splattare qualcuno, rischio di farmi splattare. Anche perché ho la pioggia carica. Intanto c'è Tomiko da questa parte. Sta arrivando anche Emanuele con il triplo. Non ci provare. È lì, occhio. Via. Sono riuscito a spostarmi appena in tempo. C'era Tomiko e Drakez. È rimasto invischiato poi. Ho preso anche Kit. Drakez e Kit sono praticamente rimasti invischiati nell'arancione. Ce n'era troppo. Vai così. Ah, ci riprova il ragazzo, ci riprova. Drakez, non passi di qua. Occhio. Non è sceso, è rimasto sopra. Ho preso Isaac che stava rotolando. Il ragazzo è migliorato parecchio, eh. Sei migliorato parecchio, Isaac, perché ho preso anche Green. Gran ritorno. Ma i miei compagni di squadra, perché continuo a incontrare soltanto Tomiko. No, via. Retro. Troppo tardi. Ok, ottimo lavoro, Tomiko. Guarda che mi splattano, eh. E invece no. Però conviene tornare indietro. Grande mossa di Tomiko. Occhio alle spalle. Vai. Oh, Green! Ti ho preso. Ho visto che stavi arrivando, eh. Allora ho detto, gli faccio una sorpresina. È stata un po' perfida come sorpresina, eh. Devo ammettere che sono stato un po' cattivello. In quel caso. Oh, eccoli qua. C'è anche DJ Gamer. Attenzione, facciamo attenzione, signori. Bomba là sopra, qualcuno fa il giro, dei verdi, no. C'era Emanuele che stava controllando quella zona. Bella prima partita, pensavo di essere un po' fuori allenamento, invece me la cavo ancora. 59 a 30. Mamma mia, fatemi vedere quante kill ho fatto. 6 kill, signori. Però Tomiko mi ha portato via l'MVP. Ok ragazzi, secondo match di oggi. Dopo la bella prestazione di prima mi prendo una piccola pausa e vi osserverò giocare. Marroni contro blu. Sì, in realtà non è un marrone, è un bronzo, vabbè. Enrico, Green, Isaac e Tomiko.
Splat, Drakez, Kit e Emanuele nella squadra blu. È più un nocciola. Facciamo nocciola contro blu. I blu stanno cercando di avanzare. Green ha lanciato un vernischianto. Occhio a Kit. Splat sta facendo il giro. Kit lo protegge. Facciamo che fa ruotare la telecamera. Ho visto saltare Isaac, forse. Intanto i nocciola devono evitare i razzi avversari. Razzi anche per la squadra nocciola. E gran botto per la squadra blu e per la squadra nocciola. Lanciato di nuovo da... no, questa volta da Enrico. Occhio Enrico che ti sta aspettando, Splat. Occhio. Non so perché, ma immaginavo che finisse così. Infatti Enrico è stato splattato. Da questa parte Tomiko è stata presa. Isaac sta facendo un altro giro, ma è caduto fuori dalla mappa. Gran botto blu. I blu stanno cercando di avanzare e mi sa che ce la fanno. Lì Emanuele, non avevi scampo perché ti hanno fatto una forbice. Vendicato subito da Kit, che ha preso Enrico. Drakez si difende da Isaac, che gli sta buttando delle granate. Green ha preso Drakez. Splat e Isaac si sono splattati. I nocciola stanno cercando di avanzare, ma i blu fanno buona guardia. Occhio Enrico, abbattuto da Emanuele. Granate lanciate da Kit, guardate quante ne ha lanciate. I nocciola non riescono ad avanzare, è pazzesco. Isaac sta facendo lo stesso giro di prima, ha preso Emanuele, poi si è subito spostato perché aveva Splat che gli stava dando la caccia. Green abbattuto da Splat. Gran botto di Drakez che cerca di proteggersi. Kill di Tomiko che prende Splat e mette in difficoltà Drakez, abbattuto poi da Isaac. Kit circondata da Isaac. Occhio, Green abbattuto, Emanuele da solo, però riesce a portare con sé Enrico. Tomiko non ho capito se ha lanciato una granata o altro. Comunque sicuramente ha lanciato una bomba. Drakez è chiuso in un angolo, ma riesce comunque ad abbattere Isaac. E poi Kit ha dato il colpo di grazia a Tomiko e Green. Occhio che mancano 15 secondi alla fine. Emanuele ha preso alle spalle Enrico. Da questa parte hanno lanciato altri razzi. Nocciola mai pericolosi, però se devo essere sincero, i blu hanno sempre mantenuto il controllo del centrocampo e non li hanno mai fatti avanzare. Direi assolutamente più blu che nocciola la mappa. 62-25. E questa volta mi sa che Tomiko non ha preso l'MVP, infatti lo porta a casa Splat. Ok ragazzi, pannello sfuggente, terza partita di oggi. Vediamo se si carica la mappa, stanno tirando sul pannello e voilà, siamo azzurrini. Contro... che colore è quello là? Una specie di viola? Marrone? Non ne ho la più pallida idea. Comunque il pulsante qua da attivare al centro, se avete visto, gli hanno messo tipo un tetto sopra per evitare di attivarlo con la pioggia. Occhio ai granbotti. Ho lanciato immediatamente la pioggia, però mi sa che non sono l'unico. Infatti anche dall'altra parte c'è una vasca che è stata abbattuta. Ho preso Drakez a casaccio. Ma più che prenderlo a casaccio, diciamo che ho dato una mano a splattarlo. Aspetta, aspetta che ricarico. Occhio. Occhio che qualcuno ci prova. Ho preso Enrico e mi ha sfiorato un gran botto, incredibile. Vai Edo, vai. Se riusciamo a colorare tutto il tappeto col nostro colore, abbiamo praticamente vinto. A meno che loro non vengano a colorare casa nostra. Allora in quel caso la situazione cambia. Non ci provare. Ciao, attivate sto pulsante o no?
Dai, su, su, forza. Anche Edo. Mio Dio, ho sfiorato le bombe curling. Gran botto alle spalle. Bravo, bravo. Manda avanti la mappa, tanto la sto colorando di azzurro. Accidenti, ci metto troppo però. Spreco veramente un sacco di colore. Ci metto troppo. Kit, ti ho presa. La mia kittina preferita. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il tappeto praticamente è completamente azzurro. Il tappeto è completamente azzurro. I'm on fire! Guardate, sfrutto anche il vetro per colorare lì sopra. Guarda che sponda incredibile! Oh, stanno comunque cercando di... di prenderci, eh? No! No, dai! Green è riuscito a splattarmi. Volevo concludere la seconda partita senza morire mai. E invece non ce l'ho fatta, purtroppo. No, comunque consumo veramente tanto, troppo inchiostro. Allora, partita terminata. Gran bel match. Diciamo che l'abbiamo portato a casa 56-32, perché abbiamo colorato d'azzurro tutto il tappeto. E colorando d'azzurro tutto il tappeto, non hanno potuto fare altro i ragazzi dall'altra parte. Ok ragazzi, verniciatori lunatici. Oh mamma. Altra zona mista. E si porte. Ho preso l'N Zap 89. E qui forse era meglio avere la vasca, eh. No vabbè, guardate che bello questo colore. Molto brillante. Facciamo diventare enormi le spugne. E intanto facciamo così. Occhio, 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 perché ho i razzi carichi e non li voglio sprecare. Infatti mi hanno lanciato subito addosso un gran botto. Però dall'altra parte hanno la pioggia, eh. Ci sarà da soffrire. Ci sarà da soffrire. Ho preso splat. Cioè, ho aiutato a prendere splat. Vai ragazzi, vai. Bravi che avete piazzato uno spruzzatore qua. Aia, che male. Quanto caspita ha laggato. Quanto caspita ha laggato. Vai Kit con quel rullo. No, occhio, occhio. Lo facciamo inseguire. Bravissimo Lollo, bravissimo. Gli ho sparato un po' di razzi in modo da metterli un attimo in difficoltà. C'era Nick nascosto nell'inchiostro perché stavo puntando un suo compagno di squadra, però è riuscito a proteggerlo. Kit al centro, hanno bisogno di te comunque, perché con quel rullo lì colori veramente un sacco. Guarda lì, guarda lì. No, quello no. Quello no, perché fa veramente troppo casino. Per fortuna abbiamo anche noi un giocatore con il gran botto. Fantastico, li ho inquadrati tutti e quattro. Ottimo. Bella. Accidenti, avevo paura che ci fosse una bomba. Bella! Altra gran kill. Però si allontanano, guarda come si allontanano. Accidenti, ha preso Lollo. Per fortuna abbiamo già ricolorato, è una partita tiratissima. No, si è rifugiato. Si è rifugiato nel robottone. Piuttosto che sprecare i razzi, facciamo così. Sono rientrato un attimo. Do una mano qua a Kit. Non dobbiamo farli passare, eh. Se vogliamo vincere non devono passare. Anche perché mancano 10 secondi. Bella.
Ho preso Splat con la robobomba, ma non ci credo. Oh, ho preso anche Dark Angel. Ti ho splattato proprio all'ultimo secondo. Però zitti zitti loro, avevano lanciato la pioggia. 45-33, partita tiratissima. Partita veramente tirata. Mamma mia. Bel match però. 10 kill distesi. Ok ragazzi, mappa della grande amicizia. Seconda partita di questa tripletta. Squadra rosa contro squadra azzurra. Ma che bel rosa brillante. Allora, da questa parte abbiamo Stesi, Gibetto, Splat e Drakez. Mentre dall'altra parte, nella squadra azzurra, ci sono Dark Angel, Kit, Nick e Enrico. Occhio che i rosa sono già al centro della mappa. Attenzione a quel rullo e attenzione a Gibetto con quelle capriole. Splat utilizza sempre armi dalla grande portata. Occhio Stesi, che rischio. L'hanno attaccata in tre. Nick, come hai fatto a farti splattare? Grande Kit che abbatte Splat. Il suo pennello è molto veloce. Occhio a Stesi. Vendica la Dark Angel. Bravissimo. Gibetto intanto se la gira da questa parte. Facciamo che ruotare un po' la telecamera. Enrico deve scappare dai razzi. Gli azzurri si sono riuniti. Occhio a Splat. Enrico ricolora dove è morto Dark Angel. Nick ha preso Splat. Occhio a Drakez. Bella kill. Prendete anche Gibetto. Prendete anche Gibetto, che tanto può rotolare ma non all'infinito. Abbattuto. Stesi è tornata all'attacco. Kit scappa. Gran kill. Occhio che gli azzurri stanno facendo sudare i rosa, eh. Nick, eri troppo solo. E guarda lì come attaccano da questa parte. Bella Kit. Mamma mia. Doppia. Ha battuto Splat e Stesi, che sono i giocatori di livello più alto dall'altra parte. Anche Gibetto ha salutato tutti quanti. Sta per arrivare il tintofono. Vedete quell'ombra? Il tintofono di Alga. Vediamo se gli azzurri riescono a prenderlo, perché all'inizio sembrava che dovessero prenderlo i rosa. Occhio a Stesi che fa il giro. E lo prendono i rosa. Zitti zitti, lo catturano i rosa. Kit ci prova. Bella però. Oh, grande Kit. Grandissima. È riuscita a utilizzare il tintofono. Ha fregato i rosa. Mamma mia. Gran mossa. Splat abbattuto di nuovo da Nick. Stesi vuole vendicarlo. Kit deve scappare. Non finire l'inchiostro proprio ora, perché era in mezzo a rosa. Gran botto che però non basta. Drakez ha salutato tutti quanti. Abbattuto da Dark Angel. Kit è stata presa. La mappa però mi sembra tanto azzurra, eh. Mi sembra tanto azzurra. Mancano 10 secondi alla fine. Dark Angel affronta Splat e ha la meglio utilizzando il Jet Splat. Stesi voleva fare un bello sponkill a Dark Angel. Ha preso Dark Angel, ma prima ha preso Kit. E vediamo un attimo. Vincono gli azzurri 45-39. Bella partita ragazzi. Eravate gli sfavoriti, ma siete riusciti a ribaltarla. Ok ragazzi, ostacoli, tentacoli. E visto che dobbiamo abbattere dei tentacoli belli distanti, ho fatto che prendere lo sweeper. Non c'è nessuno con delle armi dalla lunga distanza, quindi io e Lollo in teoria dovremmo essere i favoriti. In teoria, poi mi trovo... vabbè, che violenza però! Aia. Bella, grazie. Altri razzi. Occhio, occhio Splat! Facciamo così. Bravissimi. Ce la faccio a farlo esplodere? No. Però mi sa che l'ho gonfiato parecchio. Arrivano i razzi e via. Gli ho fatto colorare quella zona lì.
Almeno non ci dà fastidio. Bella. C'era stesi. No, 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 da vicino no. Ho preso Gibeto e Enrico. Bella, ci siamo dati una gran mano. Però come faccio a salire da quella parte? Come caspita faccio? Scappo. Arrivederci. Ok, purtroppo non sono riuscito a... Via Lollo. Spostiamoci. Hanno aperto anche il portale 2 e noi siamo ancora al portale 1. Fantastico. Mamma mia, stesi, che devastante. Ragazzi, apriamo sti portali per favore, perché loro hanno fatto una strage e noi non ci stiamo muovendo. Ho detto, provo ad abbattere Enrico prima che lanci quel gran botto, invece purtroppo non ce l'ho fatta. Non siamo purtroppo mai riusciti a... Drakez mi voleva attaccare da vicino. Ah, stesi è devastante. Poi avete visto che tecnica usa per muoversi? Utilizza la bomba curling... Così la lancia e poi recupera subito l'inchiostro buttandosi nella scia. Grazie. Almeno a tirare giù un portellone, per favore, perché sennò non andiamo più avanti. Niente, ci hanno massacrati, però occhio, occhio che zitti zitti abbiamo colorato di più noi, 47 a 37. Sinceramente pensavo di perderla questa qua. E invece ce l'abbiamo fatta. Perché ho visto che non scendevano le pareti.